Inizia la post season, inizia un periodo in cui l'importante sarà programmare al meglio la prossima stagione. Ci saranno tante partite così nell'anno che verrà e questo è solo l'antipasto. Pool Scudetto, giornata 1, Pianese Cesena. Buonasera da Pietro Fanti e Mauro Urbani. Intanto aspettate perché c'è questa azione della Pianese con Catanese che lavora bene il pallone per Giacomo Benedetti. Bello. Di destro, un po' troppo centrale, salva Sarini, sa come al solito il braccio Giacomo Benedetti, pallone spiovente, ecco, verso la testata di Lorenzo Benedetti che però termina una decina di metri alla sinistra di Sarini. Calcio d'angolo anche per il Cesena, pallone dato vicino e buttato successivamente nel mezzo. Bella colpo palla di testa del numero 15 Ciofi, neutralizzata ancora una volta da Wroblewski con un bellissimo tuffo. Catanese, Benedetti mette il pallone a terra, ci ripensa poi perché inizialmente voleva bella tirare, scambio con Catanese, carica poi il sinistro, troppo ancora centrale e addosso a Sarri. È rimasto il tiro strozzato sotto il piede. C'è Cesena piano, ma c'è anche l'altro scontro, no? Sì, attenzione il gol! Non l'ho visto. Di Capellini alla prima incornata e al primo tiro in porta della partita del Cesena, che quindi passa in vantaggio a Biancastagnaio. Bella, io spero che questo gol faccia accendere quella famosa scintilla, no? Di reazione, che sicuramente si è detto fino all'infinito che è una partita che non conta granché, però sicuramente la Pianese ora la ingranerà questa terza, io sono straconvinto. E a cercare proprio il neo entrato Andreoli, che fa una buona giocata, pallone dietro per Tola che carica a destro, bella, in volo. Bravo di Wroblewski che manda la sfera in calcio d'angolo. Bravi in due Wroblewski a trovare quello slancio per la parata e un ragazzo che ha tirato dal limite dell'area, che è il centrale difensivo poi. No, è centrocampista. Centrocampista, ma ora vedi, è l'ultimo uomo, è proprio il piccoletto della formazione. In avanti per Benedetti, poi Simoni, al primo pallone toccato nel corso, insomma, da quando è entrato in campo, l'altro Benedetti, Lorenzo, la scambia con Giacomo, bravo qui ad involarsi sulla fascia, a crossare nel mezzo verso Catanese, lo stacco di testa ancora una volta, facile da prendere per Sarini e va in mezzo dell'Aquila e sì, Bianchi e Bianchi sul pallone, sì, esatto, prende la rincorsa, è il suo mestiere, di solito al numero 11, oggi invece il 19, ci sono due giocatori in barriera, mi sembra un pochino vicina la barriera, devo essere sincero. Intanto lui la mette al secondo palo. Sì, ma non sono 9 metri in ogni caso, guarda. Quelli Bianchi appunto per la testa. Tira di Bernardini, poi Gagliardi al volo, fuori, però bella conclusione, dai. Eccolo, il triplice fischio del match, Pianese Cesena termina con una sconfitta appunto per i bianconeri di casa, con il gol al 44esimo di Capellini. Fammi una considerazione finale. Una considerazione finale, l'ho detto prima, la Pianese è scarica mentalmente, ha giocato però un bel primo tempo, ha cercato il gol in ogni caso, il Cesena mi è sembrata una squadra più volpona, più dentro la categoria, ecco, che affronterà il prossimo anno. Ti ringrazio Mauro allora. E io ringrazio te, ringrazio Teleidea per questa bellissima annata. Allora, mister Masi, l'ultima intervista è stata vittima di un'invasione, quella che ho fatto a lei a Seravezza la scorsa settimana, però parliamo della partita di oggi, partiamo dal contesto. È bello giocare partite contro società come quelle di oggi, come la partita di oggi contro il Cesena. Sì, al di là che del blasone della squadra avversaria, era oggi una partita a mente libera, perché insomma l'obiettivo che abbiamo raggiunto credo che vada oltre la partita di oggi. Oggi era una partita a testa libera, cercando di fare buona figura, di giocare a calcio, poi il risultato può venire, non venire. Chiaro che perdere non piace a nessuno, però insomma credo che l'obiettivo che abbiamo raggiunto adesso sia superiore a tutte le altre cose. Poi è mia intenzione in queste partite qua dare spazio anche a quelli che hanno avuto meno fortuna, quindi con meno presenze, perché hanno dato un contributo altamente importante, quindi era giusto anche dare un premio a quelli che hanno avuto meno spazio durante l'anno. La testa talmente tanto libera che anche lei l'ho vista veramente tranquillo, diciamo, no?
Eh beh, è stata una settimana dove le emozioni sono state tante. Ancora forse non bene, tutti non ce ne rendiamo conto di quello che ci è venuto addosso, perché è talmente una cosa grossa per un piccolo paese come questo, che forse oggi abbiamo avuto un assaggio di cosa vuol dire incontrare una società con un blasone importante, con una tifoseria al seguito. E quindi è stato un assaggio per capire cosa poi può aspettare questa società l'anno prossimo. Che poi, malgrado il risultato, la Pianese non se l'è cavata nemmeno tanto male. Forse non meritava proprio la sconfitta oggi. Ma credo che sia stata una partita equilibrata. Forse noi abbiamo avuto più possesso palla di loro. Forse oggi non c'era quella cattiveria che ci ha contraddistinto durante l'anno, ma era anche normale, insomma. I ragazzi sono rientrati giovedì e da domenica che festeggiano, quindi loro ho sentito che hanno festeggiato anche loro, e quindi insomma la partita credo che non si potesse discostare molto da quella che è stata, una partita non cattiva, non con quell'agonismo che c'è stato durante l'anno, ecco. E per ultima domanda, la veste di giornalista me lo impone di fargliela. Ma lei il prossimo anno rimane o no? Gliel'avrei voluta fare la scorsa settimana, ma c'è stata quell'invasione dei giocatori che non me l'ha permesso. Ma io credo che ora tutti quanti, la società specialmente, è concentrata sul fare le cose per partecipare poi al campionato che verrà. E quindi non abbiamo prima eravamo concentrati nel raggiungere l'obiettivo. Ora forse questa settimana saremo tutti un pochino più tranquilli e ci incontreremo, parleremo. Non vedo problemi. Se stiamo bene insieme si prosegue insieme, se non stiamo bene insieme. Poi il presidente ha detto che se ci sono io c'è un altro giocatore, quindi va bene, insomma. No, appunto, allora intanto mi ricollego anche a questa risposta. Ma secondo lei la Pianese ora come ora ha bisogno di molti innesti per affrontare la Serie C? Perché lei ha anche allenato, insomma, la Serie C, quindi dovrebbe saperlo. No, ma noi abbiamo una buona base, come secondo me siamo stati bravi, se mi è permesso dirlo, l'anno scorso, quando avevamo una buona base a sopperire intanto alla partenza di un giocatore importante come è stato Golfo l'anno scorso e aggiustarla secondo le nostre esigenze. Credo che il direttore l'abbia aggiustata più che bene e quindi sarà secondo me un discorso simile, una squadra che va aggiustata pensando di andare a incontrare delle corazzate e quindi per l'obiettivo nostro andrà aggiustata. Poi se saremo bravi, no, scarichiamolo al direttore, se sarà bravo ad aggiustarla bene, la Pianese si potrà giocare la salvezza insieme ad altri. Abbiamo preparato 2 giorni la partita, venerdì e sabato, e i ragazzi hanno dimostrato grandissima professionalità, grandissimo attaccamento, delle qualità che non è sempre facile trovare. Come hai scelto questo impasto totale con tantissimi giorni? Mi sono consultato e credo che dopo una vittoria di un campionato come è stata la nostra, abbastanza tosta, nel senso dal punto di vista anche mentale, del dispendio di energie, chi aveva sempre giocato probabilmente non poteva dare il massimo. Poi questi ragazzi, quelli che hanno giocato oggi, hanno dimostrato oggi che gran merito della vittoria del campionato, anche se non hanno fatto tante partite, con questa prestazione credo che abbiano fatto capire che molto merito sia anche loro, perché contano anche gli allenamenti, conta anche l'intensità che metti negli allenamenti. Se non ti alleni bene non fai 70-80 minuti come ha fatto oggi i vari Zamagni, Cappellini, Viscomi, Tola, tutti questi ragazzi qui, quindi è un grandissimo merito. E in più ero sicuro e tranquillo che avrebbero fatto questa partita, perché li conosco, li ho allenati tutto quest'anno, e ritorniamo sempre al discorso del gruppo, di tutto quello che abbiamo detto quest'anno. Quindi poi avevo visto come giocava la Pianese, una squadra che gioca, una squadra organizzata, una squadra che non butta mai via la palla,
e ho cercato con le risorse che avevamo, con quelli che mi erano rimasti, perché Fortunato ha avuto un problema al flessore, Alessandro e Ricciardo uguale non stavano benissimo, e quei giocatori che avevo a disposizione ho cercato di mettere in campo la formazione migliore. Avvocato Luigi Barbiero, coordinatore del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, oggi a Piancastagnaio per un riconoscimento ufficiale di una squadra che da un paese di 4.000 anime riesce ad approdare con una realizzazione di un sogno in Serie C. È un risultato importante anche per la Lega? Ma questo sicuramente sì, perché dimostra che i campionati non sono assegnati ad agosto. E quindi questa vittoria è importante per quello che diceva lei, ma io aggiungerei anche per il lavoro che in questi anni hanno fatto a Piancastagnaio con la dirigenza, il presidente, con il direttore sportivo, con tutti i collaboratori. Una gestione sana, una gestione che ha portato ad una programmazione seria e che poi ha dato questi risultati, inaspettati ma comunque grandissimi risultati. Altre squadre della Toscana stanno facendo bene nel calcio dilettanti. Il calcio dilettanti che nella Lega trova la sua massima, diciamo, la punta dell'iceberg, che però pare riscuota finalmente di nuovo di buona salute. Ma io credo che il nostro movimento abbia un buono stato di salute perché è composto da società che possono essere prese a modello anche dalle società più professionistiche, mi scuserete la presunzione, ma io lo dico con convinzione anche perché abbiamo dati di fatto. Per quanto riguarda la Toscana, credo che quest'anno sia stato un girone atipico, ma un girone importante, un girone pieno di derby, un girone così combattuto e che ha visto la Pianese vincere il campionato, ma che ha visto soprattutto un movimento toscano importante che ha messo in luce anche grandi realtà, ma soprattutto società con grandi ambizioni. Sindaco, allora, la Pianese ha raggiunto il suo obiettivo, anche se insomma sembrava un sogno, è arrivato il calcio professionistico a Piancastagnaio e anche oggi se ne è avuto un assaggio con la stampa, non solo quella locale ma anche interregionale, direi quasi nazionale. Quindi Piancastagnaio sotto riflettori importanti, questo anche per il Paese può essere sicuramente un'opportunità da cogliere. È una grossa opportunità e il mio primo ringraziamento va al presidente Sani, Maurizio e a tutta la dirigenza. È un'opportunità che noi sognavamo, ci credevamo già prima che succedesse, tant'è che ci eravamo attivati proprio perché si potesse adeguare questo stadio per uno stadio professionisti, per la Lega Professionisti. Io ho sentito una battuta dell'allenatore di Cesenatico in cui dice: è difficile arrivare quassù. La battuta è bella, io dico è difficile ma è anche bello, perché questo paese comunque ha le sue peculiarità, ha le sue bellezze, ha le sue tradizioni, per cui andare in autostrada presso i paesi è più comodo, però quando vengono qui devono trovare una realtà sana, una realtà vera. Cosa manca a Piancastagnaio? Manca questo turismo sportivo e questo turismo ambientale che invece dobbiamo crederci. Ci devono credere i nostri albergatori, ci devono credere i nostri ristoranti. Bisogna far crescere questo comune da questo punto di vista e se perdiamo questa opportunità è un'opportunità che verrà a mancare anche in futuro. Io dico che Piancastagnaio è un paese favoloso da un punto di vista di imprenditorialità, no? Cioè Maurizio Sani è un esempio con la Stosa, ma anche altre imprenditorialità come le pelletterie, come acqua e sapone eccetera. Dobbiamo mettere la terza gamba, e la terza gamba è il turismo ambientale e il turismo sportivo, e per fare questo bisogna che si muova non soltanto l'amministrazione comunale con le infrastrutture che sono importantissime, perché l'infrastruttura significa che il paese deve essere dotato in modo da poter accogliere le persone, accogliere da un punto di vista di uno sforzo del comune con parcheggi, con la viabilità fatta in maniera, con i giardini sistemati, con gli stadi che funzionano, con il palazzetto dello sport, con la pista dei cavalli, ma insieme bisogna che ci sia anche un'imprenditoria privata come la ristrutturazione degli alberghi. Questo è importante sicuramente, però il presidentissimo Maurizio Sani, che ha conquistato un obiettivo così importante, non può essere lasciato solo dal punto di vista anche delle forze in campo, quindi per la stagione prossima un appello del sindaco a stare tutti uniti. È un appello forte, è un appello fatto con il cuore, un appello perché l'unità di questo paese significa anche la crescita di questo paese. Bisogna saper volare, come dico io, e se uno ci crede e vola riesce a raggiungere gli obiettivi.
se uno pensa soltanto al momentaneo rimane fermo e non si va avanti. Quindi il presidentissimo è riuscito a saper volare portando la squadra, che era impensabile un paesettino di questi abitanti, in Serie C. Ora bisogna saper volare anche come amministrazione, credere in questo paese, crederci veramente, aiutando quelli che sono le eccellenze. Una di queste è la squadra pianese.